Buongiorno, allora, guardate dove siamo. Ok, siamo a Campo Felice, potete pure camminare, tanto mo vi raggiungo. Siamo a Campo Felice e Renzo, Fabia, io e Angela e siamo qui a come dire, andiamo a fare il Monte Rotondo perché oggi il meteo, nonostante si vede una bellissima giornata, sembra che nel pomeriggio cambia e deriva da temporali. Noi abbiamo in mente altri giri, ma sa, alla fine ci siamo accontentati o questo o niente. Allora facciamo una cosa, facciamo il Monte Rotondo, poi sopra faremo il Monte della Cisterna, il Colle del Nibbio, insomma un giretto di una decina di chilometri ci dovrebbe scappare. E quindi l'ho detto il giorno che oggi è 14 maggio 2024? Non ve l'ho detto, ve l'ho detto adesso. Oggi sto solo con un bastoncino. Mi si è rotto, questo è il famoso bastoncino che io ho acchiccato chi così. Vabbè, questo è il cefalone, laggiù è l'orsello, quello è il puzzillo. A fra poco. Alle mie spalle il Monte Rotondo, invece qui c'è un bellissimo panorama sulla piana di Campo Felice, con l'orsello, il cefalone, alla mia destra c'è la Serra Lunga e alla sinistra c'è la cresta del Puzzillo. Quindi, oh, più o meno è su sterrata, ma via molla, eh. Adesso andiamo sopra al Cristo delle Nevi, c'è una statua gigante del Cristo. Ok, siamo quasi arrivati alla funivia superiore che sta là, guardate che piloni qua. E lì c'è il laghetto che serve per sparare la neve artificiale, vedete? Tutti i cannoni ci stanno. Mo se c'era un pulsante io lo spingevo e imbiancavo tutto Campo Felice. Poi dopo dal rotondo scemo ci facevamo tutta la cresta così e poi andavo a prendere una di quelle che ci stanno là, vie di discesa che servono per sono le vie di discesa con gli sci, quelli, insomma, via, le piste. Scendiamo da una di quelle piste. Ok, siamo allo chalet del bosco, siamo alla parte alta, si è dato il Gran Sasso, adesso siamo arrivati qui, dietro questo qui c'è il sentiero che comincia a salire abbastanza ripido e porta lì al Cristo. Qui invece se voi prendete questo qui, vi fate tutta la cresta della Serra Lunga che è a dir poco meravigliosa e poi lì c'è una piccola vietta, secondo me non è segnata, io la feci anni fa insieme a Valerio, che passa sotto quelle rocce e va sopra lì che c'è una croce, vedete? C'ha un nome quella vettarella lì e c'è un panorama stupendo, anche se sembra che non c'è. Guarda come sta. Poi c'è un sentierino che passa sotto le rocce. E poi c'è sto ponte che collega la funivia a questo coso qui. E laggiù è il Gran Sasso, vedete? Qui sotto qui c'è Rocca di Mezzo che è il comune più alto dell'Appennino, il Gatto dei Nevi. Perfetto. Adesso prendiamo il sentiero quello lì e cominciamo a salire. Eccoci sulla ripida salita del Porta al Monte Rotondo, che è una piccola salita, nel senso corto come sentiero, ma ripida una cifra. Quella invece è Rocca di Cambio. Se vedete lì che sta sotto all'Ogre. Questo l'Ogre, Cagno Ogre, Il comune più alto sì, già d'Italia. l'ho detto prima, Monte Cefalone, questa è la cresta della Serra Lunga. Questo è Campo Felice, quello laggiù è l'Orsello e quello è Puzzillo, Cornacchia, Anticima Puzzillo, giù in fondo è il Terminillo e quello è il Gran Sasso. E questa è la piana che divide, questa qui sotto qui divide a Rocca di Cambio a Rocca di Mezzo che sta qua dietro. Ok, e poi alle mie spalle c'è il Cristo che segue. Ah, grandissimo spettacolo. Il laghetto, vedi, sta dall'alto. Poi dopo cercheremo di riscendere a una di queste vie qua, sperando non beccare la vista nera, perché se arrivi da la neve, senza neve non ti regala niente. Dai, è tosta, eh? E più che altro perché è scivolosa, quindi non ci abbiamo presa, ogni volta che ti parte il piede. Guarda che spettacolo alle spalle loro, va. Anzi di fianco a loro. Tutta la catena del Gran Sasso e poi sotto con l'inversione termica. Ah.
Ecco anche Renzo. Mamma mia che meraviglia. Oh, si è scoperto il costone, ecco laggiù il costone, la cimata di pezza, la punta dell'azocchio. Oh, finalmente abbiamo raggiunto la statua del Cristo. Bellissima. Eh? Bellissima. Guardate qui sopra qua. Senta, c'ho Madonna sole della neve. La Madonna della neve, io ho detto il Cristo, allora sì, è la Madonna. Ah no, è la Madonna. Perenni ai valori di... Allora, fra le montagne che narrano la gloria di Dio. Un euro. Che vidro... Ha trovato un euro? Sì. Pure fortunata, forse qualcuno l'ha buttato in onore della Madonna. Che vidro più volte pellegrino ammirato, Giovanni Paolo II, Madonna della Neve, sia richiamo perenne ai valori dello spirito. Poi c'era scritto dove hanno stato messo, qui non si riesce più a leggere, quindi va bene. 2001. Madonna della Neve. 2007, eccola qua, spettacolare veramente, bellissima. Vediamo anche Renzo che ne arriva, ecco anche Renzo. Bene, guardate, si è scoperta tutta la catena del velino, mamma mia, potrei farvi l'elenco di tutte le vette che si vedono, ma non è che c'è tanta voglia. Invece la parte di qua con tutto il gran sasso, giù in fondo si vede la laga, spettacolo. Madonna della Neve. Eccoci qua, stiamo camminando accanto alle barriere antivalanghe. Se no, vedete? Senti come sono toste. Ci stanno queste sopra. Sì, aspetta, poi facciamo un mezzo fuori sentiero. Lì sopra e anche qui sotto, vedete? Eccole qua. Queste sono le barriere antivalanghe. Guardate che spettacolo. C'è una croce qui, da qualche parte, qui dietro, ma andiamo a cercarla. Allora, con un fuori sentiero siamo venuti qui su questa crestina per vedere il panorama. Qui c'era la croce da una parte, mi sa che l'hanno superata, sta là. Guardate che spettacolo, questa c'è la famosa rocca di cambio e rocca di mezzo, ecco lì rocca di mezzo. Quella sta tutta bella sulla pianura e quella invece sta arroccata, essendo a 1400 e qualcosa, è il comune più alto dell'Appennino. Montagne a perdita d'occhio, gran sasso, va bene. Ok, campo felice, adesso riprendiamo a salire. Faccio vedere poi fa. Guardate cosa ha trovato Fabia. Una piuma d'aquila. Una piuma di aquila, siamo sicuri che è di aquila? Sì. Da dove lo capisci? Ma, ma se l'aquila è grossa, a parte che ci avrà penne grosse e penne piccole, esatto. Pure tu c'hai ragione, certo, non è, cioè, ma... non è perché l'aquila è grossa, deve avere per forza. Ecco all'agro, c'hai la fra. Aspetta, Ricordati ok. Che poi è un buon segno, trovare le piume. È un buon segno, bene. Esatto. Ed eccoci qua. Siccome la salita abbiamo fatto prima, che saliva al Monte Rotondo, non ci bastava, andiamo un attimo qui dietro a vedere una cosa e poi ci siamo trovati di fronte un altro salitone come quello e poi ci tocca salire, che volevo fare? Porca miseria, però abbiamo trovato la piuma dell'aquila, del condor, del farco, della gallina, quello che era, non si sa, perché qui girano pure le galline e il grifone. Allora, per quanto è ripida questa salita, possiamo benissimo dire che questa è una salita alla Cianforlini. Questi sono i posti preferiti sua, così, do capita capita. Ma regà, potete capire quanto è ripida. Ma poi sai, cioè, guardate che braccione, pure scivolosa. Dai Eva, meraviglia. E come per magia, dopo doppio salitone, siamo qui, su questo schifo di vetta del Monte Rotondo. Questo proprio qui, una vecchia funivia, guardate, i piloni vecchi e rugginiti ormai fuori uso. Comunque questa è la vetta, più, il punto più alto, poi là c'è un bozzo con l'omino di pietra e più avanti c'è proprio la croce. Ma comunque il punto più alto è questo schifo qua. La vecchia funivia. Qua. Vetta del Monte Rotondo, l'ho raggiunto. Adesso di cresta andiamo così, anche voi non la vedete, tutta la cresta dobbiamo proseguire, quella cresta che va al Puzzillo, al Rifugio Sebastiani. Ecco anche Renzo, via. Eccoci qua. Ed eccoci qua, Monte Rotondo, 2060 metri. Ecco la croce, vedete? Benissimo. Questa era
La vecchia croce, vedi? Piegata, adesso è piegata dal vento, E poi l'hanno fatta là nuova e niente. E poi mi sepolto sulla vecchia croce, via. Allora, se non so, allora, sicuro è la quarta volta che vengo qua. Forse pure 5, 4 sicuro. Ecco qua. Ok. Possiamo contare come beta la croce, che è più bello, no, il vero, la vera vetta era 100 metri più dietro, stava l'omino, ma c'era scritto infatti molto rotondo, però è bello venire qui sulla croce. Allora, quello è il Sirente, il gruppo del Sirente, quello è l'Edra, quello è il Tino, detto anche Serra di Celano. Qui sotto qui è Rocca di Mezzo, guardate che bello. Laggiù c'è il famoso, non lo vedete, però c'è il famoso canale Maggiori, tutta la catena del Belino, guardate che bello, spettacolare. Ok, adesso facciamo una foto e poi prendiamo la cresta di fronte. Ok, vi abbiamo portato qui su questa... su Puzzafrozen, vabbè, se lo sono inventati, per farvi vedere i piani di Pezza. Vieni di Pezza dall'alto. Allora, noi sabato dovremmo partire proprio da qui sotto. Con la macchina si arriva fino giù in fondo, fino a dove finisce quella strada sterrata, e da lì partire per fare il bosco e arrivare verso il Rifugio Sebastiani, e poi fare Cafornia e Bicchero, oppure risalire dalla Valle Maielama. Dobbiamo solo capire se è fattibile, se è aperto. Quella lì, il sentiero invece è laggiù, che porta la strada, che porta pure a Coso, mi fa fare le cinque vette, lì c'è la Sentinella, la Magnola, la cima di Roscia Grande, la Cerasa, quindi va bene, tutte queste sono tutte le vette quante del Coso. Va bene, adesso ce ne andiamo sulla cima della Cisterna, Monte della Cisterna. Allora dai, abbiamo abbandonato il Monte Rotondo e ci stiamo dirigendo verso la cima della Cisterna, che sta alle mie spalle. Il Monte Rotondo è sto panettone qua. Se vede infatti quell'obbrobrio che c'è sopra la vetta, che è la vecchia funivia. Là si vede il Cristo, quello che ho fatto vedere prima, e questo davanti a noi è tutta la cresta del Cagno Ogre Cefalone. Ok, siamo sul Monte Cisterna, come vedete, con 1958 metri. Adesso da questo poi ci andiamo a fare le tre vette del Nibbio, est, ovest e centrale, e forse anche quella che è la punta dell'Azzocchio. Quindi proprio qui sotto al Monte Rotondo, guardate, eccolo qua, e sopra i piani di Pezza, che stanno qua sotto, eccoli là, i piani di Pezza, Monte della Cisterna. Eccoci qua, diretti sulle tre vette del Nibbio, che poi stanno qui sopra gli impianti da sci. Comunque, Monte Rotondo e Monte della Cisterna. E quindi perfetto, adesso ce andiamo sul Nibbio. Mamma mia, che bello il Belino, la catena. Ok, siamo arrivati sul primo, che è il Colle del Nibbio Est, 1914 metri, quindi dalla casetta, e poi c'è il Nibbio centrale e il Nibbio ovest, che sarà, e poi c'è l'Azzocchio. Quindi va bene, siamo sopra Campo Felice, ci stiamo spostando dal Monte Rotondo, che si trova là. Noi siamo partiti da laggiù sotto, poi andiamo verso là, e poi dopo troveremo una via di discesa, che non è altro che una pista da sci, quella dopo la sceglieremo dopo, via. Sì, poi c'è una magnella. Olè, Colle del Nibbio, dove sta questa capennina qui, dove sta, vedete? Colle del Nibbio di Mezzo, 1902 metri. Ok. Colle del Nibbio di Mezzo, c'è scritto, c'è pure scritto, c'è scritto pure, è uguale, 1908 c'è scritto uguale, cima colle del Nibbio di Mezzo, e poi andiamo al Colle del Nibbio Est, e poi c'è la punta dell'Azzocchio, che è quella, e questo è sempre Campo Felice. Più camminiamo e più ci spostiamo. A dove? Eccoci qua, questo è il Colle del Nibbio, 1917, il vero Colle del Nibbio, e la rotta anticime del Nibbio, 1917 metri. Quindi qua, bene, adesso mangiamo
Poi di cresta, ce ne andiamo su questa, se ci va, dopo mangiare lo decidiamo. Sta cosa qui è la punta dell'azzocchio. Vediamo, via. Tanto dovrebbe essere quella, poi controllo. Senza zaino è uno spettacolo. Lo so, specialmente oggi che ce l'ho pesante io. Porca miseria. Ok, siamo partiti adesso dal Colle del Nibbio e ce ne andiamo qui, sulla punta dell'azzocchio. Ma ci sbrighiamo perché verso la Duchessa già comincia a far tutto nero, soprattutto il Sirente già è tutto coperto sopra. Già dovremmo fare, sempre, e non è manco detto che piove. Comunque andiamo sulla punta dell'azzocchio, poi torniamo indietro e troviamo la prima via di discesa che troviamo, che è una vecchia, che è una pista da sci dentro Campo Felice. Punta dell'azzocchio, penso la ventina di minuti lo raggiungiamo. È una bella salitella pure questa che porta sulla cima dell'azzocchio, eh? Guardate che belli piani di pezza, si vedono tutti, guarda, spettacolare. Sabato veniamo qui a fare Trento e Trieste, Trento Trieste, cima di Capo di Pezza e quell'altra non so mi viene in mente, vabbè, quando mi arrivo lo dico. Ok, pensavamo lassù, giù in fondo, il Monte Rotondo, tutto di cresta, i vari cucuzzoli, l'ultima vetta che è l'azzocchio, poi torniamo indietro e scendiamo. Bene, allora dal Nibbio 1917 ai 1992 metri dell'azzocchio 16 minuti. Paghiamo per saccurre, ecco qua. Punta dell'azzocchio 1992 metri. Grandi, bravi. Ecco pure Renzo, eccolo qui. E sotto i piani di Pezza e invece di qua è Campo Felice. Siamo in mezzo tra i due campi, Felice e Piani di Pezza. Il Sirente si è coperto. Mo sabato prossimo dovremmo andare sotto Camaglia e poi salimo su, Rifugio Sebastiani, Colle dell'Orso, Punta Trento, Punta Trieste, Cima Capo di Pezza e cima di quell'altra. Poi riscendiamo dentro quel canalone e ritorniamo giù alla macchina, un anello. Questo viene sabato, eh? Allora, dall'azzocchio siamo tornati qui, di nuovo al Colle del Nibbio, come vedete, eccolo qui. Poi prendiamo una pista da sci, qualunque, la prima che troviamo. E speriamo la fortuna ci assista, nel senso che abbiamo beccata la pista nera. A vederla così mi sembra una cosa abbastanza normale. Vabbè, diciamo, prendiamo questa pista qui e ci dovrebbe riportare giù a Campo Felice, alla macchina e alla Ceres. Angela, non vedo le fasse una Ceres. Allora, ecco, stanno scendendo loro dalla pista da sci. Abbandoniamo la pista, abbiamo trovato questa carrariccia che forse fa un girino più largo, però si cammina più comodo. Io lì era un po' ripido. Non credo che era una pista nera perché non era così ripidissima. Quindi, bene, carrariccia, passate via. I liguani vengono buttati. Eccola qua, bellissima. Vediamo un po' dove porta. Ecco quella serrata che abbiamo preso, eccoci qua dove siamo sbucati, proprio di fronte alla Serra Lunga. Infatti la macchina è che laggiù, questa stiamo a percorrere sta cosa, sta sterrata, e poi se diventa inverno diventano tutte piste da sci, diventano. Infatti vedete tutti i reti. Questa è una pista rossa, l'abbiamo già vista. Bene, questa è la Serra Lunga, le macchine stanno laggiù, ci vediamo là sotto per una birretta, dai. Siamo arrivati. Guardate che fortuna, siamo arrivati, proprio ha cominciato a piovere, mamma mia, pure forte, pure bene. Niente, vabbè, che culo, c'è una macchina a 10 metri qui, guarda, sta diluviando. Oh mamma mia, oh, si chiama quasi fortuna, eh. Avevamo detto che oggi pioveva nel pomeriggio, anticipato. E comunque vi saluto e vi ringrazio. Forza Roma, basta Lazio, ci vediamo Trento e Trieste sabato prossimo. Ci andiamo a fare la birretta da questo qua. Salutate, ombrellino giallo. E io ce l'ho verde. Verde pisello. Verde pisello.